Allora, noi a scuola abbiamo organizzato questo incontro con Tony. E per i ragazzi questo è stato un incontro particolare, perché quando si parla di malattie o disabilità o diversità, se chi parla è testimone e quindi dice parole vere, reali, e i ragazzi hanno la sensibilità di percepire questa veridicità delle testimonianze, allora i ragazzi si emozionano. E quando tu hai un'emozione, poi questa emozione ha una ricaduta a scuola. Quindi poi è partito il laboratorio di cinema e di animazione, in cui loro, i ragazzi che vi hanno partecipato, hanno saputo, diciamo così, tradurre le loro emozioni in disegni o in parole di tipo poetico, capito? Non in trattazioni, in prosa, ma proprio in parole. Cioè, il laboratorio è stato anche quello un momento di creatività un po' particolare, nel senso che a scuola una creatività così libera a volte non sappiamo proporla. E quindi questo è stato il loro percorso, è un percorso che paga, nel senso che rimarrà loro per la vita, non tanto per questi 2 anni o 3 che sono rimasti dentro la scuola. Questi che hanno fatto il laboratorio sono stati in seconda e poi hanno proseguito in terza, quindi per 2 anni, ma poi se lo portano dietro. E questo è il vero lavoro che può fare la scuola con i ragazzi, parlando di diversità, di malattia, di cose che casomai se gliene parli in modo teorico non le recepiscono, invece parlando così si può fare.